Eccolo qui. Non l'avevo visto. Qua è impossibile raggiungere. Vieni qua. Good idea, I think. Ok. Vai che saliamo. Da questo lato non ci siamo stati. Vediamo, magari lasciamo da parte appunto di lì, poi non so. Magari è qua la prova, però se intravisto qualcuno sbaglio, sì. Sulla minimappa. Ah, dove c'era la belva distorcente. Ma dov'è? Qui? Perché segna di qua? Ah, segna su però. Forziere. Oro, roba per l'alchimia. Vabbè, prendi tutto. Qui nulla. Qui niente. Oh, ma è tutto qua. Pare di sì. Mappa. Sì, qua segna, ma segna più su, segna. Ah, questo che l'ho totalmente tralasciato, mi sa, stavo guardando in giro. Ok, prendi tutto. Sì, ok, qualche cosa. È più su la belva, quella lì strana che avevamo visto. Oh, vabbè, una parte del tempio, ok. Che non avevamo visto. Qua non... Ah, aspetta, va. Allora forse incontriamo la belva. Qui c'è una porta di pietra. Vuol dire che adesso ci ritroviamo magari facendo... Abbiamo fatto sto giro strano. Eccola qui, va. Salva. Qua è dove si avevamo visto andava. Esatto. Che poi non ero sceso. Sì, qua. Qua, esatto. Abbiamo fatto un altro giro. Ma vabbè, vediamo sta belva. Che... Non so. So much blood. What the hell has been happening here? Vabbè, qui. Ah, è questo il vecchio nemico? Ma a me così su due piedi mi sta simpatico. Mi ricordo una pantera. Vecchio nemico. Oh, in effetti qua c'è molto sangue. Beh, il gioco ha salvato, ma salvo anch'io. Ma... Eppure segnava l'Orton, giusto? Sì, anche se in realtà, vedi, la... vedi Orton lo segna da tutt'altra parte. Dov'è la reliquia? Ma è la belva? Non capisco. Vabbè, vediamo. Tutti abbiamo fallito, percezione. Ah, guardala qui. La gemma. Ma è come rubare. Proviamo a parlarle. Ma non posso interagirci. Sorpreso, ma l'abbiamo vista da mo. Ma mi sta dai. Fresh entertainment. But you're too fresh for this place, aren't you? There's a whiff of the surface to you. A new arrival then. You burrow too deep. Rabbit.
Metti giù quell'affare. Sono qui per parlare, non fare nulla. Attacca, scappa. No. Sono qui per parlare, dai. Non parlo per pregare. There's something else, almost hidden by your fear stink. Cherries. Musk. And sulfur. Raphael! I can smell him all over you! Where is he? Non so queste parole. Attacca, scappa. No, ma io voglio sapere perché ce l'ha a morte con quello lì. Però è vero, noi dovevamo anche uccidere questo. In cambio Raphael ci rivelava le cicatrici, cosa significassero le cicatrici di Astario. Però sono troppo curioso. Proviamo a temporeggiare ancora. That perfume trickster swindled me. Trapped me. Non c'è nulla che ti impedisca di andartene. Io conosco una via d'uscita. There's my word. I agreed to a contract, one that hasn't yet been fulfilled. Where is he? Spit it out. Ah, boh. Now. Non so dov'è. What are you doing? The devil told us to kill this thing, so let's stop chatting and kill it. Immaginavo che prima o poi, non pensavo che ci parlasse così. Forse possiamo metterci a vicenda. Se eravamo totalmente buoni, io l'avrei fatto. Raphael potrebbe essere ovunque. Se mi ascendere però ti libero dalla sua presa. Non ho nessun rospo da sputare. Non per te in ogni caso. Senti, visto che Astario è il nostro compagno, lo teniamo praticamente sempre attivo nel party. Io a sto punto, dai, attacco e basta. Vai. Bold of you. Stupid, but bold. Oddio. Oddio, siamo circondati. Sei sorpreso. Vabbè, ci sta, insomma. Quanti sono? Merrego un accumulatore. Merrego. Questa mi stava simpatica. Vabbè. Ah, eccolo qui. Da qui ci parlava. Amici, hanno tutti la balestra. Mi sa che qua devo dare fondo a tutto. Mi sa. E facciamo una cosa. Sì. Devono venire loro da noi. Anche se in realtà possiamo muoverci solo con Astario. Maledizione. Perciò per un turno ci massacreranno. Facciamo allora Astario, facciamo un scatto. Step quick. Op. Ok. Forse dovevo fare, vabbè, fa niente. Tom. Just like old times. Ecco. Basta. Don't let anything get past you. Aia. Visibile. Barbellante, ha due attacchi. Questo? Ah, ma allora c'è qualcosa di sbagliato negli indicatori, ce lo segnava da tutt'altra parte, però vabbè. Ma ok, stanno bene. Però qualcosa mi dice che dovremmo rifare. Perché ci hanno sorpreso quindi in sto turno. Però vediamo. Vediamo. Sono un po' lenti a pensare questi qua. Pensavo che attaccavano dall'alto con le balestre o con gli archi. Invece.
solo lui ci ha fatto male. E la belva. Tutto in fila. Avete finito? Ah, ecco lui, ok. Se facevano tutti così ci massacravano. Dovevano farlo, secondo me. Comunque. Che cosa ha preso, scusa? Sorpreso. Cos'è questo? Bomba a mano dell'orto. Ah, è cose che ha lanciato. Ah, sì, è cose che ha lanciato. Sono pure esplosive. Mamma mia, signori, però, cioè, che lentezza, a pensare. Ok, adesso, però adesso ora che torniamo a noi. Vabbè, noi siamo rimasti nascosti. Io metterei... no, dov'è? Questo, tossina. La belva è quella più vicino. Sì. Potrei anche allontanarmi un po'. Ok. Mancato. Sarebbe che 58%. Quello è invisibile. Ah, mancato. Oh, ma ha messo altre bombe. Bene, sì, ma adesso sta qua nuovamente a rivedere tutti che stanno lì a pensare. Mi sa che si è un po' mezzo buggato. Ok, ci ha messo un po' a non so. Pronto? Pronto? Niente, no. Hanno una mente sveglia, questi. Cioè. Non c'è neanche modo di... Ah, che c'è? Non avevo mai fatto caso, in effetti. Ci mettono tanto, sono stupidi. Parte il capo. Ah, qui c'è un trono. Trono di midollo attorcigliato. Ah, qui c'è uno anche qua. Ma poi anche con lo scatto non si muovono tantissimo, cioè. Dai, dopo tocca l'Aizel, finalmente. Finalmente, oh. Oh, ma scatto è rimasto lì, ma sono proprio stupidi. Aspetta, adesso con l'Aizel. Sì, devo andare in soccorso suo, per forza. Ok. Com'è troppo buio qui davanti? Troppo buio. Inizia. Vabbè, ci provo lo stesso. Ah, l'ho preso, hai visto. Mancato, vabbè. Lei mi sa che muore lì.
Niente, sono lenti. Pensare, sono lenti. No, l'ideale è, se adesso dovessi pensare di rifare, è tipo, eh sì, sfruttare la porta. Andiamo avanti solo noi, poi stiamo qui, loro fanno, vanno tutti, vengono tutti verso di noi, c'è l'effetto imbuto e piano piano dobbiamo ammazzarli. Oh, si è rialzata. Oh, male. Si è rialzata. Spostiamoci quanto riusciamo. Dovrei curarmi, in effetti. Dovrei curarmi. Magari faro di speranza. E noi siamo fuori, però. Che palle. Anche Astarion è fuori. Dal raggio. Fa vedere. Assistenza nessuno. Attacco extra. Eludere. Tua agilità ti permette di schivare alcuni incantesimi. Ok. Ah, e questo non l'ho visto. Ah, immunità al fuoco questi. Resistenza perforante, tagliente contundente. Resistenza alla magia. Va bene. Però sono. Sembrano forti, almeno. Sembrano. Ok. E no, a sto punto facciamo così. Dunque, bere è un'azione bonus. Vediamo, 55%. Uguale. Uguale. Trasforma una creatura in un'innocua pecora. Potrebbe darci un vantaggio. Per 5 turni. Fammi vedere. Quando i punti ferita della pecora vengono ridotti a zero, il bersaglio torna alla sua forma originale. Ok. E proviamo. 60% di possibilità. Vediamo. Vai. Ce l'abbiamo fatta. Oh, così adesso lei è a 3 punti vita. Lei non fa più male a nessuno per 3 turni. Io berrei questa qua, pozione di guarigione superiore per forza. Ok, e già va un po' meglio. Ok, ah, però ecco, c'è la concentrazione. Vabbè, ok, va bene. Perché quella bestia comunque era temibile, quindi dopo tornerà normale, fa niente. Però abbiamo 5 turni di tregua. Ok, noi, io farei un bello scatto. Sì, tutti qua. Dobbiamo stare tutti qua, qua sotto, così loro vengono da noi. Esatto. E magari infliggi 1-4 danni radiosi extra con gli attacchi con arma. Fammi pensare. No, potrebbe, sì. Sì, dai. Ci abbiamo la concentrazione, ma lo devo ricordare. Aia. Oh, però. A posto, sì, è scoppiato, ma cuore scuro era al limite, quindi a posto. Ok, Astarion. Allora, vieni qua. Sempre 12%. Non può. Ah, perché, ah, è minacciato dalla pecora. Oh, madonna. Non era innocua. Vabbè. E 12% non lo beccheremo mai. Eh.
qua ovviamente no. E vabbè, niente, ci proviamo, magari facciamo così. Immaginavo. E anche lui deve bersi questa per forza. Bevi. Ok. Ok. L'avrei fatto. Forse potevo farlo dopo, però si sa mai. No, ma va bene così, dai. Adesso lui. E niente, ce l'ha con cuore scuro, porca vacca. Per questo volevo spostarmi qua sotto. Almeno lui si deve uscire fuori. Scatto. Ah, guarda se. Ah, ma c'è un tizio qui, dov'è? Aspetta, ho visto muoversi uno qui, Almeno. Ho visto bene. Ho visto male. No, non c'è nessuno. Vabbè. Non ce ne preoccupiamo per il momento. Scatto. Ce ne sono tre. Pecora non fa nulla. Guarda, se stanno tutti qua. No, questo ha fatto uno scatto bello lungo. Ok. Allora. Lizel. Vediamo se ho qualcosa da lanciargli. Pare di sì. Bacio della follia. C'è qualcosa di furibondo che si agita all'interno di questo fiasco. Ah, no, non mi sembra il caso. Animaletti scomparsi. Delle bombe. Forse le avevo io. No. Veleno. No. No, a quanto pare. A quanto pare. Beh, a parte questo, fuoco dell'alchimista. Separa oggetto. Separa oggetto. Così. E tipo lancia. Sì, hai 20 per me in realtà. Perché secondo me così facciamo più male in assoluto. Vediamo. Ah già, ma erano immuni. Vedi che io me ne dimentico queste cose. Beh, niente, tanto è 35%. Troppe cose a cui pensare, io poi me ne scordo. È vero, vabbè, fa niente, dai, proviamo a beccarne una. Ecco, niente. Turno sprecato, però toh, la mettiamo qui, anzi, mettiamola qui, va. Ok. Sono immuni al fuoco, non sono ricordato, ho anche detto, vabbè. Chissà se anche il tizio grosso lo è, boh. Che sta sempre invisibile. Allora, però in questo caso, dai, tutti qua, perfetto, il glifo ci sta di brutto. Rivediamo perché no, è resistenza al freddo, immunità al fuoco, quindi devo scegliere qualcos'altro. Tuono, rune esplosive, spinge via ogni creatura entro GT
affettata. Freddo no, acido no, fuoco no, fulmine, sonno. Non so se fare tuono o elettricità. Con tuono gli... no. No, li spingevamo via con questo. Se... non so se spingerli via. Però aspetta. Questo non fa danno. Lo spinge via e basta. No, allora meglio che facciano danni. Facciamo elettricità, dai. Questi li becca bene. Toh. Ah, 10, 36, 10, va bene. E mettiamoci qua sotto, va. Ok. Evochiamo la, l'arma. Vabbè, ah, tanto erano a tutte e tre, quindi è indifferente. Toh, facciamo così, va. E l'arma la evochiamo qui in previsione per dopo, perché tra 4 turni questo... si ritrasforma. Ok. Ma se scoppiano queste... che ora... ma ha lanciato... no, dai, ha lanciato le bombe. Ha lanciato le bombe. Quindi hanno fatto la combo. Ma è un casino. Ce l'abbiamo qua dietro. Qua davanti, attacco di opportunità. No, colpisco questa. Questa belva, per forza. Per forza. Con punizione divina. Oh. Beh, se stanno tutti in fila. Inizia una bella portata. Si mettono tutti in fila qui. Il raggio è perfetto. Livello 2. Contro questa qui. Mancato. Dai. Su. Insomma. Un bel po' di danni. Peccato che potevano essere il doppio. E... no, interrompe la concentrazione. Non possiamo fare. No, 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 no. No, 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 no. Basta così. È esploso. Non si è fatto male questo, no. Tocca ad Astario. Quindi Astario ce l'ha proprio qui. Non so se... potrei... no, ma è minacciato. Sta belva qui che rompe le balle. Fiala di acido. Non so se attaccare oppure posso allontanarmi. Posso allontanarmi qua. Tipo. Sì. Facciamo così. Oh. Ok. Però la percentuale è insomma. Ci proviamo, dai. Ci proviamo. Ecco. Vabbè. Fight's gotten stale, little rabbit. Stop embarrassing yourself. Let me end this. Oh, è grosso però. Di livello 10. Non reagire. Immune incendiato, sì. Ok, non reagire. Ma questa ce l'ha con Astario, no? Porca. Vabbè. Oh. Inizia, che roba. Ho resistito finché ho potuto. Ma mi sa che qua, come avevo detto, sì, perché comunque ci hanno accerchiato. Ci ha messo, ci sta mettendo tanto a scendere, però i colpi loro sono devastanti. Ciao. Ne ho due a terra e gli altri due stanno per salutarci.
Non solo le tue, tanto è anche, siamo anche incendiati, a posto. No, qui devo... sì, devo cambiare strategia. Cioè, mettermi tipo qui, anche oltre la porta, esatto. Qui, e loro proprio devono venire da me in linea retta, non c'è storia. Forse, forse ce la posso fare, forse. Dai, provo così, va. Allora, dunque, sto provando a cambiare strategia, come avevo detto, ma un ulteriore cambiamento voglio provare, perché avevo detto che volevo mettermi tipo qui, oltre la porta, ma in realtà poi siamo bersaglio anche da questo lato, perché qui non è che, cioè, è aperto. Allora, a sto punto... volevo provare ad andare io da lui, ma non posso farlo durante il combattimento, quindi volevo provare a farlo tipo da qui, che qui ci arriviamo saltando. There's something out there. Ecco. I can feel it. Aspetta, nasconditi. No, dov'è? Qui. Vedi, guardalo qui. Guardalo qui. I don't need any attention right now. Ecco. Se, ecco, se invece io mi metto... Sì, qua siamo bersagli, ovviamente. Però siamo alla sua portata. Possiamo colpire noi come lui può colpire noi. E la bestia... Vabbè che la bestia è talmente agile che salirebbe in poco tempo, però... Ok, mi muovo... Basta, fermo. Vediamo se ci arriviamo anche con gli altri. Dovremmo. Però io non volevo attaccare, sinceramente, attaccare così, proprio io attacco e via. Volevo far partire comunque il dialogo. Magari attacchiamo subito e basta, però a sto giro, aspetta. Ok. 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 Ti metti lì. Lì. Avanti. Ok. Oh. Manca solo lei. Perfetto. Ok. Waiting with bated breath. Ci mettiamo tutti qui e... boh, come va, va. Va. Già, o potrei sorprenderla questo. Cioè, il dialogo volevo farlo partire, però in effetti così noi li sorprenderemo e avremo un turno di vantaggio. Abbiamo detto che... unità al veleno... Vedi, intanto attacco extra. Ok, proviamo. Unità al veleno, però. Però. Freccia dei molti bersagli. Questa forse è ideale. Abbiamo 51%. Cioè, vediamo. Vai. Vai, colpo critico. Sorpreso. Sì, li abbiamo sorpresi di brutto. E abbiamo danneggiato chi... quanti danni che gli ha fatto. Ma abbiamo danneggiato solo lui, scusa. Sì. Ah, quindi le frecce si sono concentrate tutte su di lui. Ecco perché abbiamo fatto così tanto danno. Ma io lo rifaccio. Cioè, vai. Ah, vedi, ecco, in questo caso invece che ha mancato, però ha preso questo e ha preso... Basta, no, nessun altro. Va bene. Beh, Astarion direi che può stare anche qui. Ok. Qui sono... Sono tutti soldi... Ah, però lui attacca.
Forse, ah no, ci aveva allerta, è vero, non può essere. Dio santo. Sorpreso, ma ci ha buttati dove? Ma io dove sono? No, io sono finito giù. Porca vacca. Mi ha fatto malissimo. Ma si è messo prono da solo poi. Ah no, col colpo di scudo. Ma il colpo di scudo era tecnicamente dalla distanza. Vabbè. Vabbè, noi siamo a portata, quindi io attaccherei con tutto quello che ho, sicuramente. Facciamo magari attacco minaccioso. Così. E ancora, 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 ancora. Ok, ma io userei assolutamente questo. Azione impetuosa, ma ci vado giù di brutto, proprio. 4 di vita, grande. E attacchiamo. Ok, restituito al mittente. Troviamo ispirazione, no? Ok, lui è morto. A vedere. Restituito a... uccidi l'orto riconsegnandolo a Raphael. Ok. Orton ucciso. Così. Basta, lei non può fare nient'altro. Qui sono ancora sorpresi. Con cuore scuro. Cosa facciamo? Ho un'idea. Rune esplosive. Ne butto giù. Vediamo. No, non ci arrivo. Qui non ci arrivo. E qui sì. Ma tanto mi sa che più di 3 non riesco. Se ero da questo lato, sì. Ma più di 3 non riesco a buttarne giù. Quindi va bene così, dai, aspetta. Così. Ah, no, è volato solo uno giù, no. Ed è sopravvissuto, però. Ma come? Ma senza danni? Ma com'è possibile? Ma io pensavo che almeno un po' di danni facevamo. Allora, un po' sprecato, vabbè. Vabbè, evochiamo con quell'arma. Ok, vabbè. Noi siamo volati giù anche noi, eh. Siamo volati giù anche noi. Io tornerei su, sì. Sì. Oh, ok. E non posso fare granché. Non posso fare granché. Corona di follia. Loro sono umanoidi. No, oh, immondo. Ah, immondo. Abbiamo percezione del divino. Però. No, beh, non. Vabbè. Niente. Proteggi un alleato e attacchi dai poteri di aberrazioni celestiali, folletti. Concentrazione. Ma per questo non. Vai, proteggo lei. Movimento non sufficiente. Ecco, a posto. E allora un bel raggio atomico. Ma non vale la pena colpirne solo uno. No. E allora niente. Usiamo la balestra. Che devo fare? Così. Ok. Diciamo che è morto senza sapere il perché. A sto giro, vabbè. E ha mancato. Ok, tocca a me. Loro non sono più sorpresi. E vediamo. 40%. Mizza, però hanno una bella difesa. Cioè. Questo. Sempre 40%. E vabbè, ci. Proviamo, però magari con le frecce dei molti bersagli è meglio, dai, vediamo.
Ok. Questo qua, questo è morto. Ne ho preso qualcun altro, il che mi fa piacere. Diventano polvere poi. Ok. Ok. Pure. Adesso è la bella. Era bella, il problema. Ok. Allora. Colpiamo questo. Non ha più dadi lei, quindi può solo attaccare praticamente normalmente e basta. Sì, facciamo, magari facciamo così. Questo cos'è? Lascia con il nemico e tenta di stordirlo, vediamo. No. Sì, colpo critico. E allora gli facciamo, a parte che può attaccare una seconda volta. Ok. E a sto punto, sì, devo fare bevi. Bevi, ok. Che si sa mai. E lei a posto. Cuore scuro è sotto minaccia. Cambia cosa. Facciamo faro di speranza. Aspetta, era unità al veleno. Ok, lo devo riguardare perché. Ah, metamorfosi. Ma metamorfosi. Questo qui è un clone. Puoi fare metamorfosi con questa, ma. E che facciamo? Teletrasporta te stesso e fino a un alleato in uno spazio che sei in grado di vedere, no? Oggi ti nelle ombre per diventare invisibile. Invisibile. Lei ha qualche no, ok. E non lo so. Un guardiano. Giusto. Cavolo, io non c'ho più. Un guardiano va bene. Qua magari, qua. Così. Cavolo. Contro questi qua. Sì, potevo farlo un po' più spostato, ma fa niente. E facciamo poi un parola guaritrice, dai, di massa, sì. Ok. E basta. Ah, lui ha fatto un salto. Aia. Scatto. Tocca a me e io vado alla carica. Sì, vado con quello 2, sì, dai. Sì. You've made a grave mistake. Attacco normale. Ok, morto. Questo mi preoccupa un po', anche l'originale, però luce un nemico concentrare su attacchi su di te. Ah, 30%, 60%, qua non ci arriviamo. Ah, no,
Dovevi fare il marchio. No, momento non sufficiente. Vabbè. E magari beviamo una pozioncina. Sì. Basta. E tocca. Io attirerei la sua attenzione a sto punto. Cioè, non so, difesa 45. Meglio colpire questo. E allora colpiamo questo. Colpo critico, Astario. Io. Questo la colpirei. Questa, anche se è un clone, però la colpirei. 51-85 di vita. Sa che può fare molto male. Anche loro, Dai, colpiamo questo. Mancato, ti pareva. Vabbè. Niente. Scatto, che arriva. No, ce l'avranno. No. Ok, stavo con cuore scuro. Ah, colpo di scudo, to. Ok, finito. Pure. Ah, mi ha fatto solo due. Però mi ha mandato via. Cioè. Ma dai, ma stanno evitando il guardiano. Ma si può. Cioè. Allora, tocca la Ezel. Provoca attacco di opportunità. Andrei sulla belva. Sì, facciamo prima lacerazione. Sì. Come è mancato, cavolo. Oh, colpo critico. Bevi, 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 bevi. Ok. Dai, almeno tu. Ma dai, non li facevo così intelligenti comunque. Comunque, non per dire. A sto punto facciamo ancora il glifo. Però stavolta. Oddio, glifo sonno. Oh. Lì. Però addormentiamo anche noi. Ci proviamo. Aspetta. Calpestre, il glifo emette una magia calmante che addormenta ogni nemico entro gittata. Per due turni avremmo una tregua. Ci proviamo, sì, vediamo. Uno. Uno si è addormentato, ma porca. Vabbè, meglio di niente, però. Che cavolo. Vabbè, se facevo danni mi colpivo anche da solo. Va bene. Niente altro. Non so, colpo intrappolante. Vediamo, proviamo. Così, 20%. No, niente. Va bene. Cosa è successo? Tocca a me. Io andrei sulla bestia, che è la più pericolosa. Anche se gli altri, insomma, non scherzano, ovviamente. Ma però, aspetta un attimo. No, non dimmi che così ne becco 4. E allora lo devo fare. Aspetta, lo devo fare. Così, così, vai. Almeno. E questo si è svegliato. Però ha 3 di vita. Facciamo magari marchio del cacciatore sulla. Ok. E niente, il povero guardiano l'ho messo male. Ma fa niente, che devo fare? Che devo fare? E attacchiamo questo, ci proviamo. Toh, ecco.
quello è rimasto, rimane fermo. Noi non siamo messi poi così male. Cioè Astarion è comunque. Aspetta, salta, azione bonus. Ok, salta così. Abbiamo finito purtroppo la freccia multipla. Oscurità magica. Oscurità magica. Acido. No, loro erano immuni. Io devo riguardare. No, al veleno. Erano immuni al veleno. Allora proviamo. Proviamo 40%, 64%, ma come 40%? Così bassa. 64%. Vabbè, ma io rischio, dai, con questa qui. Se no, cos'è che avevo? Freccia, necrotico, perforante, assassina dei non morti. Questi non sono. Dai, proviamoci, dai. Niente. Schiva troppo bene. Schiva troppo bene. Aia. Ma l'ha portata via? Scusa. Cosa ha fatto? Questo ha uno di vita, due di vita, dai. È finito? Quante robe fai? Noi siamo circondati. Colpo di scudo. Ah, madonna, ho perso. Ah, concentrazione. Beh, Lizel l'ha portata. Mi sa che l'ha portata qui. Però Lizel non è che può fare granché. Se non attaccare normalmente, basta. E curarsi, ci proviamo, dai, vediamo. Ok. Comunque sono bei danni, né? Ecco, parte questo. E si cura per forza con la pozione maggiore. Però se ce l'ha con Lizel va anche bene. Cioè l'ha portata via. Ok. Porca vacca. Basta. Cuore scuro a sto punto. A sto punto. Raggio rovente troppo vicino. Proviamo offensività al 100% a sto punto. Con magari guardiani spirituali. Necrotico fa vedere. No, non parla di necrotico, quindi. O radioso necrotico. Diciamo magari necrotico. Così ne becchiamo due. Non so. Ho un altro glifo, però. Che poi sarebbe l'ultimo. Così becchiamo anche noi. Siamo lì in mezzo. Becchiamo anche noi stessi. Ah, ma ha creato un altro clone, non me ne ero accorto. Pensavo che si era spostato questo. Immagino, stare in difesa non so quanto convenga, come non so quanto convenga curare, concentrarsi su curare gli altri. Paurisci i bersagli. Però. Cos'è? Sciarcadea, gli oggetti che impugnano. Però veniamo presi anche noi. Non va bene. Siamo proprio. Noi siamo proprio in mezzo. Porca vacca. Non so che fare. L'unico che mi viene in mente. Posso evocare un altro guardiano. Però stavolta lo metto. Lo metto tipo qui. Qui, dai. O qui. Qui. Ne evoco un altro, forse è meglio. Qui. Ah, quello si è teletrasportato. Ok. Almeno qui è nel raggio d'azione dei nostri nemici.
E a sto punto facciamo però la guaritrice magari su... No, su noi, su noi. È poca roba però, non fa niente. Ok. Ok. Tocca a me. No, loro resistono il ghiaccio. Oddio, percezione del divino. Ottieni vantaggio, tiri per colpire. Un'azione bonus. Possiamo anche fare. Questo è giù, ok. Ma c'è questo che ha due di vita, porca vacca. Allora, facciamo percezione del divino. Ok, almeno abbiamo vantaggio. Abbiamo. Vediamo. Non so. Potrei fare radioso a sto punto. Su quello, questo qua prono, dai. Bello 2, sì. Mi è seccato. Ok, cadavere in disfacimento. E poi diamo il colpo a questo, dai. Cioè. Ok. Fuori 2. Ok. Tocca. Vantaggio. Questo qui. Ok. Astarion. Che cavolo vuoi menà? Facciamo 64. To questo, dai. Questo attacco normale. Manca. Oh. Non ne sta beccando quasi nessuno, di questi qua. Buh. Resisti. Ah, ne ha creata un'altra di coppia. Madonna. Mi ha buttato giù. Pure. Madonna. Devo farla fuori subito. 42 svantaggio. Com'è troppo buio. Vabbè. Quanto pare. Troppo buio. Inizia a 36%. Non posso spostarmi un attimo? Sì, secondo me sì. Ok. Qui no, qui non è troppo buio quanto pare. Vabbè. Però più di così mi sa che più del 60%. Dai, ci proviamo. Ok. Ok, 10 di vita. E deve curarsi per forza, che ho finito le pozioni di cura maggiori, le ho finite. Usiamo queste per forza, che se curano poco ma non fa niente. Lei ha fatto. Ok. Colpo di scudo. Madonna, e due attacchi. Agna. No, ok, meno male non ci ha spinto giù. Bastardi comunque, questi qua ci spingono giù. Questo l'abbiamo messo per terra. Qui ce l'hanno con Astar. Questo sta giù ancora un turno, però 42 di vita. Senti, devo finirlo, dai. Forza. Forza. Ok, attacco normale. Ok, morto. Perfetto. E proviamo magari a fare quello obbligato. Proviamo. Ok, ha funzionato. Che noi siamo qui. Ok. Fallimento a 20. La nostra arma volare arriva fino qui, ma poi non arriva. Noi ce li abbiamo proprio qui e mi sa che è il momento per Astarion di allontanarsi di brutto.
passo velato, andiamo qua. Ok, per forza, e poi lo becchiamo. Oh, guarda che l'ha seccato. Sì. Ok. E diciamo che beve, va. Diciamo, hanno un po', è vero che ho fatto passo velato, ma niente. Non ha resistito. E poi la resuscitiamo. Colpo di scudo. Poi l'abbiamo buttato per terra. Ok. Tocca a me. Io andrei comunque di sì. Livello 1. Vai. Ma no, scusa, c'era la bestia. Ma scusa, ma la bestia è morta? Non ho capito come. Ma no, era... Oh, aspetta. Aspetta, si è messi malissimo comunque. Non ho capito. Allora, resuscitiamo la povera Lyzel. Ok. Vai, qua. Oh, madonna. Ok. Ok, poi andiamo a tirar su cuore scuro, anche lei. Aspetta. Scontro difficile. Qua se non... appunto, cambiavo anche... cambiavo totalmente strategia. Se avessi deciso di cambiare totalmente strategia rispetto alle idee iniziali, sarebbe stata ancora più dura. Comunque, io ho un riposino breve, anzi, magari anche due lo farei, non lo so. Non abbiamo molti slot. Però no, un riposo breve sicuramente ce lo facciamo. E farei anche due, dai. Facciamo anche due. Ok. Carichiamoci tutto. Perlomeno la vita. Oh, la belva è morta, ma io non ho capito come. Forse uccidendo tutti si è suicidata, ne so. Ma va bene così. Questi sono diventati tutti in polvere. Alla barda di Mergon. Questa ce la mandiamo al campamento. A quanto pare però è comune a questo punto. Ma fa niente, andiamo all'accampamento. Va. Qua a questo. Tossina verme purpureo. Astario. Pergamena cono di freddo. Me la prendo io. Alla barda di Mergon. La roba... importante, cioè roba rara. Ok, manda l'accampamento, manda l'accampamento. Questo è l'orto. Palestra a mano di fuoco infernale, fa pochi danni. Quando colpisci una creatura nascosto invisibile con quest'arma potresti incendiarla. Vabbè, oddio, incantamento arma più 2. Potremmo, sì, non siamo esperti, è un po' uno spreco, però tenerla noi. Al ferro infernale, cioè il metallo infernale, prendi. Fammi vedere. Ordina, per favore, no, qui. Ok. Perché comunque, vabbè, lui ha l'arco, ma è meglio quest'arco. Fa più danni. Lei ha la tizza fuoco. Figi 1-4 anni per fanti extra quest'arma con bersagli incendiati. Ma lei è una balestra normale. No, dai, me la tengo io, dai. Dov'è? Qua. Perché comunque
4-9 danni, con cuore scuro fa leggermente più danni, ma il cuore scuro c'era già raggio rovente, quindi che poi però deriva da qualcosa, forse da... ah ecco, vedi, dal diadema incandescente, quindi è un po' uno spreco. Sì, dai, diciamo così, ecco. E la balestra che ti anche ti manda all'accampamento. Vabbè. Ok, quindi qui, ok, visto, manda l'accampamento. Poi un giorno riprenderò tutte, forse sta la barda, le venderò in un colpo solo. Ok, vai. At the ready. Qui ci abbiamo il trono. Trono di midollo attorcigliato. Ecco, ci siamo seduti a posto. Ah, lì c'è un bello scrigno. Forziere pesante. Come rubare, ma. Sì, ma qua se ci parlavo e. Potevamo allearci sicuramente contro Raphael. Sicuramente. Vuoto, 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 tutti vuoti. Prendiamoci la nostra palla, che è qui. Vuoto, gemma dell'ombra. Sì, e se diventavamo alleati sicuramente. Ok. Santa Santoma, parata di mano, letto di orto. No, letto dell'orto, scusa. E cosa c'è scritto qui? Vabbè, abbiamo, okay, abbiamo abbastanza gemme d'ombra, dovremmo inserirle nell'altare. E poi quando abbiamo la reliquia, quindi dobbiamo inserirla nella biblioteca, probabilmente. Elfo Palio, abbiamo ucciso l'Orton come richiesto da Rafa, e ora stiamo aspettando che ricompaia e mantenga la sua promessa da Stario. Quando e dove ciò accadrà? Va bene. Sì, va bene. Ok. Qui spada lunga, picca rotta, elmo, scudo rotto. Qui cassa toracica, cassa toracica, scheletro. Cassa toracica, ma c'è niente. Forziere pesante. Ah, non posso. No, non posso scassinare. Apri. Scusa, eh. Esamina. Giustezza media, ma. Ah, ma no, è aperto. Madonna. Pensavo che era. No, pensavo che era chiuso. Stivali scintillanti. Ripristinare ispirazione bardica. Ah, per la classe il bardo. Ok, no, lascia, manda l'accampamento, prendiamo l'oro. Ok, tanto a loro non servirà di certo più. Sono tutti morti. Scudo rotto, spada lunga, beh, roba di poco conto. Sì. Fa vedere, ma qui. Ah, di là c'è. Boh, ci sarà qualcosa lì, non so. Possiamo arrivarci? Sì. Ce la fate? Sì. Però tieni. Ok, tieni questa. Facciamo luce. Sembrerebbe di no, però. Vabbè, cadavere appeso. A macabre arrangement of flesh. Only a truly depraved mind could dream of such a thing. Mi sa che sono stati quelli lì. Sì, ma. Ah, ma qui c'è una porta, è vero. A vedere. Inizia a meno 23 punti vita. Non mi sembra così alto. A quanto pare. Allora. Dove sono le nostre scarpe magiche? Qui.
Dove? Qui. Ok. Vai. Oh. Olè. Ma dove andiamo a finire qua? Di qua? Ma soprattutto ci sarà un modo per tornare indietro. Op. Come il bersaglio troppo lontano, è che ci arriviamo. Scusate. Oh, lì c'è qualcosa, ma com'è troppo lontano. E il fatto è che il passo velato l'abbiamo usato. Ma proprio no. Spazio non è valido. Cavolo. E buttarsi dall'alto. Aspetta. O le ci scambia. E tornare su. No, neanche. Mamma, come torno su? Scusate, troppo alto. Ah, vedi, qui non possiamo andare. Ah, ma di qua. Ah, e di qua torniamo. Di qui. Sì. Oh. Ok, ho capito. Ho capito. Però non capisco perché. Aspetta. Così. E torniamo su. Secondo me ci si può buttare. Tanto con le scarpe morbide. Sì. Con l'effetto di scarpe morbide lì. Ok, da qui. Sì, guarda. Facciamo così. Allora, salviamo. Sicurezza. Siamo. Hai visto? Possiamo arrivare ovunque. Dai. Giù, ok. Rimettiamo i miei stivali, grazie. Ok. Guarda che qui abbiamo candela. Ah no, ok. Specchio. The mirrors here seem to not reflect light, but devour it. Ma divorarla, va bene. E oltre sta porta. Ah. Specchio della perdita. Chiave d'argento. Ah, questo sì. Watch your back. Easy. Ok. What to do? Ah, un po' classico oro. There was magic within this mirror once. Consuming magic. But it's shattered now. Sì, chiave d'argento, però. Dov'è? Ah, è qui dietro. Presa. Ci abbiamo il robo delle chiavi, ma aspetta. Qua. Però, però qual è? Chiave d'oro. Vecchia chiave. Chiave bruciacchiata. Vabbè, se incontreremo una porta. Forse è questo. Negante chiave placcato in argento.
The mirror is shattered and beyond any use. Non può essere utilizzato. E qui riflessioni sullo specchio della perdita. Lo scopo originario dello specchio sacro è andato perduto nei secoli. Alcuni suppongono che fosse il risultato dei tentativi di Telamont Tantul di scavare nella stessa coltre oscura, nel periodo precedente alla follia del suo maestro, Carsus. Altri sostengono che sia diventato oggetto di devozione solo dopo la caduta del Netheril, quando i sopravvissuti delle città fluttuanti, affranti dalla perdita, trovarono conforto nell'abbraccio della signora Shan. Quello che è certo è che molti fedeli della Cantora Notturna affermano di sentire un eco del suo potere e della sua maestosità quando si trovano in presenza dello specchio, anche se questo è in frantumi. Spesso si dice che si sentano più deboli quando si allontanano dallo specchio, da cui il nome con cui è comunemente conosciuto. I nostri studiosi continuano a esaminarlo, ma ahimè, la sua vera natura potrebbe continuare a sfuggirci. Forse, se la Signora Oscura ci asseconda, ci rivelerà un'altra di queste sacre reliquie, in modo da farci sentire il pieno potere del suo abbraccio. Ma magari è da visitare dopo sta zona, non lo so. Cioè, sto specchio avrà un... cioè un'interazione, qualcosa. Ha incenso, la targa. Chamber of Command. Camera di comando. Vedi? Magari quando sblocchiamo... Forse era ok. Quando sblocchiamo... Sì, adesso non c'è niente, ma... La reliquia, eccetera, non lo so. E questo secondo me, a me puzza di teletrasporto, perché ne abbiamo visto anche un altro da un'altra parte. Perché poi arrivare qui... Cioè, sarebbe più comodo andarsene via col teletrasporto o arrivarci, quindi no, cosa ho premuto? Vabbè, niente, io allora tornerei indietro e vediamo sta reliquia.